Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio, l'ultimo di Sons of the Forest. Godetevi il finale perché secondo me merita un sacco. Buona visione. Ok, scusa, c'ho bisogno di qualche minuto per riprendermi. Cioè, c'era il miliardario, credo fosse, con suo figlio che stava combattendo questa Jabba the Hutt, che è morto con una fucilata a pompa. Io ho schivato bambini morti nel mentre. E non saprei come descriverla meglio sta cosa. 10 su 10 questo gioco su Steam, giusto? Ah, in tutto questo il nemico number one non è ancora stato sconfitto. Sto bastard. Ma io sono entrato, da che parte sono entrato? Di là? Adesso è chiusa. Oh, va bene. Chi cazzo è quello? C'è un tizio. No, ma ragazzi, ma dove, tutta sta gente dove è finita? Cioè, il miliardario, tutti e due cazzo sono finiti. Ragazzi, mi avete lasciato come uno stronzo. Ragazzi, ma sono spariti? Completamente dal nulla poi, tra l'altro. Perché non c'era. C'era gente, adesso non c'è più. Vabbè, va bene. Faccio un foglio, fatemi leggere, almeno capisco un po' di trama. Safe in cube. Futuri studi e ipotesi potrebbero essere corrette, che i soggetti in questione sono al sicuro nel cubo. E di che cubo stiamo parlando, ragazzi? C'è un cubo? L'artefatto causa degli switch dimensionali. Vedi che la trama si infittisce, ragazzi. Aiutatemi a capirlo, anche voi nei commenti, perché sicuramente insieme faremo qualcosa di decente. Allora, ok, tiriamo. Penso che sia una questione. C'è del paranormale, comunque. Questo l'ho capito. Salve. Qua ho visto qualcuno prima, non so dove sia finito. Qua c'è sangue. Penso sia qua dentro, ragazzi. Alto là! Ah, t'ho visto! La pistola silenziata è incredibile, perché non si capisce quanto sia letale. Puttana, tu, bambini morti! Pam pam! Ah! Ah, fangulassore. Vabbè, quanto cazzo dura il bambino morto? Ho sparato. Oh, devi morire! No, ma ragazzi, è immortale? È immortale? Oh, e che cazzo. Bambino morto. Perfetto. Ah, ce ne sono di più, ecco perché. È la supposta, ragazzi, tranquilli. Madonna, che casino. Mazza da golf. Un putter. Beh, è meglio di niente. Non funziona, però. Devi colpire, però. Allora, ragazzi, e fin qua mi porto dietro una sedia, che non fa mai male. Ok. Dove sono andati quegli stronzi? Me l'ho lasciato proprio da solo. Ma poi, tanto, da dove sono usciti? Da dove sono spuntati? Da dove? Dove? Oh! Ma siete scemi! Morto? No! Peccato la spalla! Aia, aia, puttana di tua madre! Pam! Raga, la balestra è la mia safe zone. Ok. Però non è morta. È morta? È morta, è morta. Qua sento bordello. Che cazzo è? No, ragazzi, ma quanti siete? Oh! Oh! Madonna, raga, come l'ho saltato! Pazzesco! Gran giocatore! Niente, alla fine ho perso tutti i dardi. Ce li ha lui! Puttana, che male! Vabbè, allora uccidimi. Che te do. Ammazza, ammazza. Ce li ha lui, ce li ha tutti addosso. Porca troia. Non muore, oh. Gli hanno sparati un milione. E devi morire. Oh, che cacchio. 6 anni per farlo fuori questo, ma che è? Però ne è valsa la pena, mi dicono. Di qua c'è qualcos'altro. Quanta gente che c'è qua. Che bordello sto bunker. Devo usare il pompa tra un po', raga, ve lo dico. Eccoli qua. Queste cartucce mi saranno utilissime. Beh, ottimo, sono io in cucina questo, comunque, perfetto. Allora, di qua è ok. Di là non lo so, vediamo. Perché vedo gente. Già che vedo gente, la cosa mi dà fastidio, va bene. Vediamo di utilizzare l'artiglieria. Eccoci qua. Buon salve. Vedi che con questo cambiano un attimo le regole. Ah, ma io c'ho anche l'arco. Non sottovalutiamo l'arco, ragazzi, che l'ho trovato da poco, Quindi proviamo a utilizzare ancora. Arca vacca, bambini morti. Ah no, c'è un tizio. Ok, a posto. C'era un tizio. Che cazzo fai? Bello. Cos'è? Armatura d'oro. Armatura d'oro. Che cos'è, ragazzi? Scusatemi. Armatura d'oro. Ma che cazzo è? Oh! Mi ha fullato! Cos'è sta roba? Cos'è? Cos'è? Non mi vedo. C'è uno specchio? No, ragazzi, voglio vedermi. Vorrei vedermi. Che armatura d'oro mi mancava, ragazzi. Va bene, c'ho l'armatura d'oro. Di sotto, ma l'armatura d'oro è incredibile, secondo me, ragazzi. Non lo so. Oh, buongiorno! Salve, okay, almeno allegro, qua. Meno male che i posti allegri mi mettono sempre in buon umore. C'è una porta! C'è una porta. Io vorrei salvare la partita, perché questa roba è veramente lunga, Oh! Giorno!
per non saper né leggere né scrivere. Buongiorno. Puttana di tua madre. Minchia. Porca puttana, che schifo. Ma chi sei? Ma chi è? Ma questo faceva schifo, ragazzi. È terribile. Lo posso anche scuoiare? Ma chi era? Non mi ha fatto quasi... Ah, perché l'armatura d'oro non la scalfisci, in realtà. Ti tolgono di meno i nemici, però. Beh, va bene. Ah, ragazzi, switcho solo all'arco perché, secondo me, c'ho un sacco di proiettili che potrei sfruttare che non sto sfruttando. Beh, vamonos. A meno che non sia un'altra tessera. No, è buona questa. Caverne, ragazzi. Ok, si esce, quindi, teoricamente. Siamo usciti, raga, eh. Si esce. Ma ragazzi, ma che cazzo... Giorno! No, notte più che giorno. Salve. Ula. Che cazzo è? Bellissimo. Oh! Minchia, ragazzi, veramente, con l'arco faccio cacare. Faccio cacare. Pam! Minchia, questa volta l'ho beccato. Oh, da fare schifo anche l'ho preso in testa, beh, incredibile. Kelvin! Che cazzo fai? No! Brutto stronzo. No, ragazzi. Ah! Che male sto stronzo di merda. No, ragazzi, l'arco è terribile. Non sono proprio in grado. Non me la mira. Ah! Ecco. Se ce l'ho un metro, sì. Kelvin, tutto a posto? Dove sei? Ti curo io. A posto? Tu stronzo maledetto. Lo so che ti fa male la testa. Tranquillo, è tanto abituato. Vabbè, ragazzi, sono contento comunque. Se avessi detto a quel maledetto miliardario che sono figli ancora in giro con tre gambe, non so come l'avrebbe presa. Però vabbè. Next bunker. Attento, ragazzi, qua non c'è neanche la neve. Non fa neanche freddo. Ok, ragazzi. La madonna, che è? Questo è proprio ah, c'è proprio una porta. Qua c'è chiuso da fuori questo. Bello. Cioè, qua puoi entrare solo proprio se... Cioè, se sei fuori. Ah, con la tessera di Virginia Pafton sono entrato qua, eh. Vediamo. Kelvin, puoi venire qua, eh. Puoi venire. Non devi fare climbing. Se c'è la porta, c'è la porta. Vieni, bravo, Kelvin. Vieni. Vieni qua. Vieni qua. Ah, che pigro di merda. È un altro bunker simile a quello di prima, eh. Attenzione, che va sempre di sotto. Non so perché. Spero di trovare le medicine. Eccole. Le chiama e le trova. Proprio lui. Mi ha ficcato una botta di fuori. Meno male. Benissimo, ragazzi. Allora, vediamo se trovo qualcosa. Occhio che non ho più troppi proiettili, eh. Devo poi switch. È per non utilizzare il fucile a pompa, che secondo me ci serve. Ok. Che cazzo è un coniglio? Cosa minchia è Five Nights at Freddy's adesso? Salve! Vabbè, minchia. È un coniglio molto resistente a quanto pare. Oh, finalmente una stanza che promette bene. Eccoci qua. Ah, non ci si può andare più sotto. Siamo arrivati il più in basso possibile. Ok. No, non mi faccio troppe domande, raga, perché non si capisce una sega da che parte di qua. Sento musica, ragazzi. Che sembra fa... vabbè. È diventato Bioshock, praticamente, sto gioco. Qua è Bioshock. Adesso è Bioshock. Chi di voi conosce Bioshock? Man of Culture, ragazzi. Ok, questa... È strano, mi sembra un enigma di Resident Evil anche questo. Ma che è sta musica? Oh, bello. Ma ragazzi, io ci vivrei qua, cioè, ma che figo. Scherza, beh, no, solo il weekend, solo il weekend. Bellissimo. Soccorsi collected. Ah, questo forse era il libro di The Forest 1, ragazzi. Che quello aveva scritto il libro, il padre di Timmy, che è il protagonista, questo che sto comandando. In The Forest 1 aveva scritto un libro alla fine. Potrebbe essere quello che ho appena trovato. È pieno di proiettili. Ragazzi, stiamo per finire nella merda. Io ve lo dico, lo so. Stop la musica e qua mettono il copyright. Lo so, ragazzi, che sta per finire male. Come se non ci fosse una boss fight adesso. Tutti sti proiettili che ho trovato. Vediamo. Beh, per adesso no. Ah, si può pure salvare. Va bene. Si può anche salvare, quindi è ancora peggio. Cos'è questo? Email collected. Crossed Burn Demons. Va bene. Bello. Una riparazione al bagno la farei, però quando avete tempo, ragazzi. Non è che si passa là dietro? Sì. Pazzesco, c'è roba dietro il bagno. Aspetta che controllo prima qua. No, va bene. C'è un bagno. Vediamo cosa c'è dietro il lavandino. Ma io una controllatina dietro il vostro bagno la farei, ragazzi. Ma per sicurezza, si sa mai che qua... C'è un'altra strada, tra l'altro. No, non c'è un'altra strada. C'è una porta, però.
Una porta. Ci vuole una chiave? Una mano? Che cazzo è? La mia mano? Per entrare ci vuole una mano? Perché con la mia mano si è aperta? Chi sono io? Scusami per... Non ne ho la più pallida idea. Però entriamo. Spiegatemelo nei commenti, ragazzi. Magari volevo sapere. Secondo me perché io già ero stato in quest'isola, quindi mi riconoscono. Cioè, questo e questa era una delle porte che c'era anche in The Forest 1. Quindi secondo me non si tratta più della facility, ma de tecnologica, ma della, di quello che loro stanno cercando sull'isola. Questa è la porta. Salve. C'è un tizio. Ah, c'è uno di quelli di prima che fanno schifo, che li ho shottati col pompa. Porca troia, ma che schifo che fate! Madonna di Dio. Vabbè, no ragazzi, devo tirare fuori... Scusate, devo tirare fuori il pompa qua, che sono un bordello. Non ho neanche... Non vedo un cazzo! Non ho le pile! Merda! No ragazzi, è finita. Non ho le pile, devo andare senza pile avanti. Non vedrò una sega. Motosega! Usa la motosega che non l'hai mai usata. Almeno sfruttiamo la batteria che ho ficcato. A meno che non posso smontare la batteria. YOLO! Arca troia, che male! E non gli tolgo niente a sta merda. Ok, un po' gli ho tolto, mi sa, vediamo. Credo che questa arma sia... Ah, forse devo fare così. È un'arma totalmente inutile la motosega, però, a quanto pare. Vabbè, meglio scoprirlo, meglio tardi che mai. Scusi, ho cambiato arma. Ok. Questa è decisamente più utile a quanto pare. Siamo a Mordor. Siamo a Mordor in tutto questo, va bene. Non chiedetemi il motivo, però vabbè. Cazzo, non c'era. Non ho mai trovato la lava in The Forest. La lava. Ce lo potevo spingere dentro quel tizio, forse. Magari finiva. Madonna, è veramente Mordor. Buttamose l'anello. Ah, c'è un tizio. Vedo che la lava non gli fotte assolutamente niente, ma fottiamocene anche noi di lui. Andiamo avanti, non è che posso far fuori tutti, Madonna ragazzi, che è? Stiamo veramente andando negli inferi. Terrificante. Un salve. Forse sai che è meglio che piglio la pistola. Il taser ho preso, vabbè, vediamo il taser che fu. Qua devo fare un saltino, Yes. Scusi. Non capisco perché vi siete impiccati in un posto così bello. Perché effettivamente non era male. Almeno godervi la spa. Almeno quella, che questa è termale, Ma il taser è scarico? Che lo vedo, insomma è scarico. Ma il taser va a batterie, tipo? No, c'aveva un colpo solo. Vabbè, ho anche 4 granate, ricordiamocelo, Allora, usiamo la pistola. Almeno ho trovato i proiettili. Cos'è qua? Che palle che ho finito la torcia adesso. No, c'è ancora gente, raga, lo vedo che si muove. C'è un tizio. Ragazzi, adesso è Dark Souls. Cioè, decidetevi che gioco volete fa. Ma se li schippo sti tizi? Io non li schippo, ragazzi. Madonna di Dio. Non gliene frega un cazzo della lava questi. Porca vacca, li schippo. No, ragazzi, sono troppi. Li schippo. Arrivederci. Minchia, erano veramente tanti. Di qua non ci passate, siete grossi. Olè. Vamonos! Effettivamente, non ingaggiare sempre potrebbe essere una soluzione, raga. Non ingaggiate sempre i nemici. Stiamo andando sempre più... La Madonna di Dio, dove siamo... Cos'è? Le miniere di Moria! Cos'è? Cos'è? Santo Gesù! Quanta gente così che c'è! Che schifo! Qua devo fare slalom tra la... Santa la Madonna! Devo fare slalom tra la lava. Come scendo di qua? Come scendo? Insomma, devo seguire i nemici, cosa che non vorrei fare, ma la devo fare per forza. Salve! Fatevi i cazzi vostri e mi faccio i cazzi miei, ok? Era per ribadire il concetto. No, no, bella giornata oggi. Non so cosa ne pensa lei. Tua madre è un po' puttana. Vabbè. Mi ha tolto un'armatura inquietante. Ma fa niente, ragazzi, ne abbiamo ancora. Un merda! Via, veloce, corri! Ah! Quanti cazzo sono? No, vabbè. Qua non ingaggiare è stato un problema, mi sa. Mi seguiranno fino alla morte. Ma quanto cazzo mi seguono? È un'ora che mi seguono. Aiuto! Minchia, sta parte è terribile, ragazzi. È terribile. Quanto mi segue? Quanto basta? Cazzo è, oh. E voi avete avuto pure il tempo di impiccarmi con questa merda. Come? No, ragazzi, è terribile. Mi sta seguendo da un'ora e mezza. Mo mi gira la... Mazzo!
Porca puttana. Minchia, raga. Ah! Quanti siete? Santo di Dio! Quanti? Aiuto! Non so dove andare, non ho più la corsa, non ce l'ho. No, raga, sono troppi. Sono veramente troppi. Devi correre! C'è l'inferno dietro la tua testa, devi correre. Corri, brutto pezzente merdo. Mamma di Dio, c'è veramente. Guarda, guarda! No, ragazzi, devo farlo, devo seccare. Non ho più proiettili. Cioè, veramente incredibile. Ne avevo tre. Che merda, ragazzi, che merda. Non lo posso neanche switchare, ma come la switch mi salta in bocca. Non posso fare niente. Devo correre, corri. Corri, testa di ca... Però, che faccio? Devo switchare arma, non la posso switchare, che se switcho muoio. Veloce! Che cazzo è? Calmi, la madonna. No, ma ragazzi, ma sta gente è terribile. Ma che dove cazzo stia a finire? C'è un'uscita da questo bunker! Era un bunker! Era solo un bunker! Sono entrato in un bunker! Non sono entrato all'inferno! C'era un bunker di merda! Come sono finito qua? Eh? Come? Come? Ero al liceo, un mio amico mi ha detto apriamo un canale di YouTube e adesso sono qua. Come? Com'è possibile? Oh santa la madonna, però ragazzi, ragazzi, basta, no vabbè, sono troppi. Io non posso uccidere. E tanto mi hanno mancato sempre tranne una volta. Forse non dovrei dirla ad alta voce sta cosa. Ma non ha senso che io gli spari. Sono talmente tanti che se ne faccio fuori uno ce ne sono altri 62. Quindi non ha senso farli fuori. Guarda che roba! Che male, se mi toccano è finita. Se uno mi butta per terra sono morto. Ma ragazzi, arriveremo prima o poi a un punto che mi sembra terribile. C'è qualcosa qua, eh? Avete rotto il cazzo, quanti siete? Che poi la cosa brutta è che si accumulano, capito? Si accumulano, c'è più... Guarda che roba! Madonna. Ragazzi, vi prego, basta! Oddio, che devo fare qua? Entra veloce! Santa, ma io pensavo che fosse Kelvin. Dicevo, ma che cazzo fai qua? Ma chi è? No, cazzo, chiudi proprio. Ma che sei scemi? Chiudi, va bene. Salve. Come se niente, sì. Cos'è, un countdown? Ah, questo è il cubo! Il cubo intradimensionale! Questo è il cubo... ragazzi... Dead Space, per raggiungere... stiamo facendo tutti i giochi qua, tutti quanti i giochi... Siamo arrivati a Dead Space. Qualcuno me la spiega? Ah, era questo che stava cercando il miliardario, quindi. Stava cercando un accesso per un altro mondo? Che sta sotto l'isola. Ah, è scomparso. Porca troia, che figata. Meglio del VR, eh? Attenzione. C'è gente dietro, però fai come se fossi a casa tua, non ti preoccupare. Ah, forse ho capito, perché il varco genera queste amebe strane. Che cazzo è? C'è l'elicottero? C'è miliardario, salve! Ah, lui è il figlio? Non sto capendo una sega, raga. Lui è il figlio del miliardario. La Virginia sta nel coso. Sì. Ah, siamo qua. Ah, c'è lo zaino dietro. Ah, io devo decidere se tornare a casa con voi. Non ci credo. No, non ci credo. Ragazzi, No, vi prego. Vi prego no. No. Non ci credo. Non ci credo. No. Non è vero, dove sono? No, ragazzi. Sono morto così alla fine del gioco. Cosa succedeva? Vi prego, voglio vedere cosa succedeva alla fine del gioco, scusate. Avevo già capito cosa doveva succedere. Io potevo decidere se rimanere sull'isola con lo zaino
Oppure se scappare con loro in elicottero. Però non l'ho fatto, ma porca troia, perché mi ha tranciato la pala. Non ci avevo però detto, ah, non avranno mica messo il danno con la pala. Saranno mica stati così. Invece l'hanno messo, puttana merda. Vabbè ragazzi, vediamoci il finale. Tanto era il finale, non è che... Sono morto al finale, io voglio uccidermi. Ma come? Non sono morto mai. Non sono morto mai. Sono morto adesso. Era l'ultimo minuto di The Forest. Voglio morire, voglio porre fine alla mia vita. Almeno mettiamolo in 4K. Ragazzi, incredibile. Solo io riesco a fare queste stronzate, comunque. Dai, entra in sta merda. Non fare come me. Quindi alla fine il miliardario, suo figlio e io. E Kelvin! C'è Kelvin! Grande Kelvin! Siamo fuggiti. Vabbè, comunque. Comunque è una figata la trama. E guarda Kelvin tutto ridotto di merda. Il mio era anche peggio. Il mio era peggio. E alla fine, cioè, la trama era che loro stavano cercando sto cubo intradimensionale che stava nel sotterraneo. E quindi ragazzi, anche questo gameplay si è quasi... Ho portato un gameplay al 99,9% senza finirlo. Ho dovuto guardare la cinematica finale, l'ho dovuta guardare. Ma porca puttana, perché ho saltato. Vabbè, bellissimo. Secondo me, cioè, il finale era figo. Secondo me non è male. Più che altro mi fa strano che abbiano vissuto tutti all'interno di questa facility, con le saune, le spa, e che io sia arrivato proprio nel momento preciso in cui loro stavano scappando. Quindi c'è qualcosa che non mi torna in sto casino, però vabbè. Forse perché gli serviva qualcuno che aprisse la porta con la mano, cioè io, non lo so. Spiegatemela questa cosa nei commenti, ragazzi. Fatemi sapere che cosa ne pensate, però secondo me è veramente figo. Quindi ragazzi, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Io sono rimasto estasiato dal finale di The Forest. No, in realtà bello, non il miglior finale che c'è, ma neanche il peggiore. Quindi vai, fatemi sapere voi nei commenti che ne pensate. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace. E noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi.